a dormire io. Chi è che mi doveva svegliare? Adesso aspettiamo che vengano gli amichetti. Ah, ma il tablet, eccolo, volevo prendere. Tanto sto qui e faccio... Volevo andare a prendere il tablet per leggere la chat. Vai a prendere il tablet, allora metti le mani. Vai a prendere il tablet, ti metto le mani addosso. Poi, io faccio proprio sempre Allora, io intanto apro Twitch, anche sul telefono, così anche io posso vedere la chat. Se. Bene, tutto online, tutto pronto, tutto yeee! andiamo a accendere il tablet. Accendi il tablet, io intanto maneggio pericolosamente il taglierino vicino a te. Voi. Io stavo addormentando bene al calduccio, beata. Vabbè, Prima fa la live, vuole fare la live, poi va a dormire. ma non è colpa mia, ero stanca. Perfetto, siamo operativi, siamo. Sì, anche Streamlab da sì, Stream Element ha dato il messaggio iniziale. Bene, bene. Ah, ma è cambiato, io non so usare quello. Ok, non ho cambiato niente. Ah, stiamo usando quello Sì, solito? a parte non so usare quel telefono, quindi c'è l'applicazione per il telefono. È ancora più semplice di quell'altro. Bene, dobbiamo solo attento a aspettare qualche minutino. Lo metto intanto la sigla? Non Come si fa? Perché lo so, non ce l'hai sul tablet. già dovrei avere sul tablet? Perché ce l'hai sulla mail, quindi ce l'hai tutto. Quando passerà la ministra dello schermo, così mi dura di più la batteria. Ole, così anche lui è pronto. Ah, io intanto bevo acqua per dimenticare. Te devi dimenticare, già ti dimentichi abbastanza così. Maleducata, ignorante. Ah, invece abbiamo anche il frutto alieno che dobbiamo prendere. Sì, più che altro il fruttaleno diventa ormai tra un po' cammina. Walking alien fruit. Forse se vado sulla... riesco a mettere, Se vuoi la canto. Eronica to Andorea ga okina hako o akeru. Walking alien fruit. Ah, questa è quella lenta, no? Mi piace più quella veloce. Non è questa. Non lo so quella che cos'è. No, allora mi sa che non ce l'ho l'altra. Ce l'avrei sulla mail. Oh, c'è Rainbow! Ciao! Cebolino, buonasera! Guarda che scusa, non lo dovevo dire. Lo potevi anche dire, però. Non so se ci vede, perché... Ah, beh sì, tanto ti è... Sta sul treno! Sta sul treno. Vedi, vedi? Lei è proprio l'anima gemella mia, lei mi ha capito subito. Cipollina, ti piace la gru? Mi dispiace che te l'ho dovuta dare così lì per lì, proprio nascosta, però... C'è Matricario. Ciao! Ciao!
buonasera, ben arrivato. Stiamo aspettando che arrivi qualcuno per cominciare l'apertura della box, ma in realtà io voglio bere e voglio un dolce. Vabbè, ci dovrebbe essere tutto questo. Tra 17 snack, vuoi che non c'è qualcosa di da bere e di dolce? Da bere ce n'è per forza uno almeno. Perché nella premium non ce n'è sempre uno. Lo so, io lo voglio subito. Ma Dricario, intanto raccontaci qualcosa di sì. Te. Vai. Chi sei, da dove vieni? Questo è tipo il gruppo degli alcolisti anonimi. Oh, c'è anche Lore! Buonasera, Lore! Io intanto vado a prendere il frutto alieno della sera. La carambola. Conoscete la carambola? Lui, cioè, io mi ricordo il nome perché, sai, viene tipo in mente carambola! Lui invece sta fissa che lo volete, ma è diventato nero da quando l'abbiamo preso. Non lo so, io non ho provato a sentire, dico la verità, perché ci ha pensato lui stasera. Che succede? Dice che si sente piano. Impostazioni uguali della settimana scorsa, probabile. Allora, Matricario viene dal luogo dove non esistono carambole, quindi porta. Tu ci senti, Rainbow? Se tu ci senti dal treno, allora ci possono sentire tutti. Ma l'hai già tagliata! Ma sei una brutta persona. Invece è mafio. Oh! Allora, vediamo un po' che dice. No, qua muta audio. Che stai a fa? Stavo controllando l'audio. Dice che si sente bene. Ah, ok. Ma è tipo un mandarino gigante, odore da mandarino. Odora d'arancio da morì. Allora, è diventata un po' nera perché in realtà l'abbiamo comprata già da un pochino. È solo che poi tra il lavoro e una cosa e un'altra non ci abbiamo avuto modo di considerarla. Vogliamo esordire con la carambola mentre aspettiamo? È una stella. La usiamo come opening. È una stella che... Ah, dammi un attimo quello. Tenga. Non ho resistito. La sono andata a cercare, la volevo assaggiare anch'io perché mi hai detto che è buona. Oddio, che strano odore della carambola. Vediamo un po', dai. Pandoro tagliato per orizzontale. Beh sì, e anche il cetriolo di mare, no, vabbè. Allora, è una bella stella. Quello non gli si può di niente, la è forma. Molto bella stella. Però è odora d'arancia. È tipo un soppostone, in realtà. Allora, tu mostrati che è buonissima. Vabbè, io dopo l'assaggio. Io lo so che mi farà schifo, perché questa saprà di fragola chimica. A bestia. Cioccolato bianco e al latte con un tocco di magia alla fragola. Fidarsi sempre dell'unicorno, soprattutto se è rosa. E a me mi hai detto è buona, ma sono finita subito. Mazza, ho detto vabbè, ho capito, ma compro pure io. Mo lo assaggiamo il cetriolo di mare. Ah, ma tu dici quello vero? Non so neanche che forma abbia. Facci vedere. In tutto ciò noi, per rimanere leggeri, visto che stasera poi mangiavamo schifezze, ci siamo presi il Burger King a cena. Sì, a bestia poi, i panini e, quelli così. E poi io mi sono addormentata. Comunque, a proposito di Matricario, mi ha fatto venire in mente una cosa bellissima. Sembra una carambola. Oggi è venuto un cliente che a un certo punto mi fa... che viene dal Molise. Ma come si mangia sta roba? E lui mi dice: l'unico motivo per cui siamo famosi in Molise è che si dice che il Molise non è famoso, che il Molise non esiste. Quindi sono diventati famosi per il fatto di non essere famosi. Ma a parte metterla tipo come fiore in testa, no? Come si mangia? Ma come si mangia sta roba? No, io la buccia non la mangio. Là c'è scritto che si mangia anche la buccia. Ma io no, voglio la buccia. Io assaggio. No, ufficialmente su internet c'è scritto che si... Ah, aveva abbassato il volume del PC. Vabbè. Stavolta Rainbow c'aveva ragione però, eh. Io no, l'odore non è proprio invitante. Un bel frutto del merda. Ciao Amy! Allora, non riesco a definire il sapore. La consistenza è tipo di un ananas
Ma il sapore non c'è. Ma fa schifo. Sì, però. Mamma mia. Io non lo voglio. Mamma mia. No, via. La porta via? Sì. Ciao Emilia, adesso ti posso salutare. Allora, la carambola la lasciamo qua, così dopo la facciamo vedere a chi non l'ha vista. Sì. No, vabbè, la carambola bocciata. Diciamo, rispetto alla settimana scorsa, i frutti... Allora, settimana scorsa, due settimane fa. Emily, la forma è molto carina, ha forma di stella, però è bello solo quello. Se ti serve come decorazione è carina. No, vabbè, non c'è... Se devi fare tipo un cesto di natura morta, vuoi mettere una cosa sfiziosa, su un cocktail... Che cos'era questo suono? Oh, che Matricario ci supporta con un pippino! Grazie! Grazie! Un pippino? Cioè, mi hai fregato il nome dei pippini? I pippini. Allora, che facciamo? Apriamo, io ci vogliamo sete. Cominciare? Io ho c'hai sete. Vuoi la Coca-Cola? No. Vuoi quella al caramello di due settimane no, fa? No, grazie. Aspetta, per Matricario, perché lui non l'ha vista, gli faccio vedere una cosa. Noi due settimane fa abbiamo aperto un'altra Tokyo Treat e c'era questa, che è la Pepsi chimica al caramello, che adesso Vigiori assaggerà. No! Sì! No! Per lui. Oh, ci ha supportato con un pippino. Allora, sappi che se quella non è buona, questa è cattiveria pura in confronto. Ah, beh, è vero, nemmeno è Emily. È vero, proprio Emily. Cioè, vabbè. Dai, quindi lo devi per forza. Vabbè, è Pepsi al caramello. Spozzata, perché, cioè, da sì, quant'è che sta là sopra? 10 giorni. Cioè, l'abbiamo assaggiata quella sera e poi l'abbiamo evitata come la peste. Ma io un paio di volte. Dai, assaggi pure te. Certo. Guarda, io un paio di volte. Guarda, io mi sono finito tutte le patatine al pesto e gorgonzola. Guarda che cosa. C'erano certe sciccherie sulla box dell'altra volta. Allora, il profumo quando la senti in realtà è quello di una Pepsi un po' vanigliata, quindi inganna, è ingannevole. E poi ti arriva tipo un cazzotto fresco fresco. Mamma mia, che cos'è? Butta giù. No, è peggiorata tantissimo. Allora, il fatto che faccia schifo non ti fa sentire il fatto che non frizza più. E adesso che non c'ha più le bollicine è peggio, perché è ancora più dolce. Sì, adesso faremo il nostro albero di Natale, visto che noi non abbiamo nemmeno fatto l'albero di Natale. Questa è quella carambola, esatto. Sopra. Questa è tipo, non lo so, prendi la Coca-Cola, ci sciogli dentro una mu con tanta sì, cattiveria. Sì, è vero, c'ha dentro il gusto del caramello. E poi ci metti quello... un po', sai, di zucchero a velo vanigliato. Poi sbatti e bevi. Io sto prendendo di cattiveria, e iniziamo, dai. Ma facciamo un'altra volta, a sorpresa, che mi ero divertita certo. Tanto. Togliamo la carambola. Sì, spostala laggiù, Amer. No, dicevo spostala laggiù. Che cosa? Come? Quella frutta. Quella frutta, ok. Olè. Sì, perché a sorpresa è più bello. È il destino che decide quando muori. Sì! Vabbè, il taglierino non serve più. No. Non mi interessa, eh. Sì. Sì, secondo me sì. Secondo me pure. Secondo me sì, Irene. Conoscendoti. Allora, intanto tira fuori il libricino, gli faccio vedere, gli faccio sempre lo spoiler. Ho capito, vedere. Però dopo io devo guardare lì e io no, vedo. No, tu non guardi. Vabbè. Allora, questo è lo spoiler di quello che assaggeremo oggi. Lo faccio vedere per qualche secondo. 5, 4, 3, 2, 1, via! Adesso tocca guardare il muro per non si sa quanto, sì, per evitare guarda lì. E vediamo un po' di delay. Un po' di lei. No, infatti lì già si vede, vedi? Olè. È andato via? Non lo so. No, non sa di no. No, non guardare tu! Io non sto guardando. Sto guardando te. Vabbè, io... basta, io per è andato primo. Via, ok. Per no, scolprimo. Perché qui... va bene. Per scolprimo è da sotto, perché quello sopra era troppo grande. C'è un uomo su una tartaruga. Stavolta la mettiamo così la Tokyo Treat, così magari loro qualcosa. Io voglio vedere. Eccola. Perché c'è un uomo su una tartaruga felice? Non lo so. Sono tutti felici. Che poi c'è i capelli a cipolla, è tipo un samurai. Sì, è un samurai pescatore, perché Kamisen. Sì. Beh, tartaruga.
Vabbè, saranno vabbè. Patatine a forma di sabbia. No, sì, 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 sarà qualche cosa banalissima che... E sono proprio queste quelle che invece poi ti danno la portellata. Allora, in realtà non so a forma di tartaruga. E puzzano. Di cosa puzzano? Allora, con molta fantasia uno potrebbe pensare che è tipo la forma di un polipo. Si chiamano polipi? Sì. Allora, ma sì, odora di cibo per cani. C'ha un odore stranissimo. Vabbè. Odora di cibo per cani, né più né meno. Mmm, che buone. Vabbè, sì. Questi sono simili. Queste sono buone. Ai croccantini di riso piccanti che si trovano nei pub. Però non so piccanti. Però no, non è piccante questo qua. Di solito da noi si trovano tondi tipo a bottoncino con la cupoletta, tutti rossi che sembrano coperti di paprika. Questo è il mais, quello che vedono quando voi prendete la birra al pub. È quello. Sì. Né più né meno. Questo è buono. Perché? Sì, allora voto. Partiamo col voto. Non lo so, come fanno a partire col voto? Poi dopo ci pentiamo come con l'altro, però quello sta, dobbiamo mettere più così. Allora, dai, a me non dispiace, io do 7. Sì, pure a me piace, però poi dopo magari troviamo una cosa è una cosa da 7 a 10, la voglia. Allora, io do 7 pure io. Che cosa vuoi dai miei voti? Do 7 pure io, ma non abbiamo preso l'acqua. Vado a prendere l'acqua. Intanto io pesco. Sì, la schimicata c'è sempre. E intanto uscirà fuori la schimicata. Praticamente tutto. Se questa è una cosa buona, il resto sarà tutta roba chimica. Sì, di solito poi me le mangio io. Allora, questi li abbiamo già assaggiati. Esatto. Non me li ricordo. Manco io. Allora, partendo dal presupposto che la confezione è tutto un piacere, il più bello di tutti è lui. Ma allora, spero che si vede. Vediamo. Allora, ci stanno dei signori che battono il mochi. C'è sta un altro che concima i fiori di ciliegio. E concima? Oh, guarda. No, non penso che sta concimando. Gli sta tirando della roba. Vabbè. Poi c'è sta la scimmia samurai. La scimmia samurai? La scimmia samurai. Ma è una scimmia. No, aspetta, perché... È una scimmia adesso... o un orso, scegliete. Vabbè, facciamo scegliere a loro se questa è una scimmia. A parte che... Cioè, questa è una scimmia barra un orso? Beh, potrebbe essere Shin Chan, perché mi sa che Shin Chan è roba... Ma che c'entra Shin Chan? Perché ha detto lo stile del disegno sembra quello di Shin Chan. Ah, ok. No, che ne so, te ne sono uscita così. Allora, apro. O apri te. Apri, quelli mi sembra di ricordarmeli. Ma questi mi sa che erano buoni. Dovrebbero essere... Se non ricordo male, vediamo, sempre roba da bar, sempre roba da metterci nella birretta. Sì, c'ha ragione. L'odore è uguale a quelli. Però sono più piccolini. Barba dice che ci tiene a specificare che il messaggio strano non è suo. Proprio con questi termini. Che messaggio strano? Ah, ok. Ah, tu già stai a mangiare? No. Ok, sono meno saporiti. Esatto, quelli. Sono la stessa identica cosa, però questi sono un po' più speziati, questi sono un po' questi più buoni. Questi sono più crostini normali. Sono sempre mais, però questi non c'hanno, cioè proprio puro così. Non ci hanno messo spezie, cose, condimenti, niente. 6. Io pure stavo per di 6. 6. Sì, perde. Quelli sono più buoni. Sì, perde la spinta delle speziette chimiche. Che poi sarà bava di cammello e te lo senti come sapore di fragola. Io come quell'altro? Esco sotto. Che cos'è questa cosa? Questa è una cosa strana. Pori... Saluti, Davide! Porichei! Che è Porichei? Non lo so, sembrano tipo salatini. Saranno salatini. È sono salatini con un leone che fa l'occhiolino. Che leone sembra... fatto tipo con lo stile di... il mago pancione. Mi assomiglia una cifra al mago pancione. Ma sai che ci dice bene con questa autorizzazione? C'è tutta roba di scherzo. Guarda, ecco qua che ha parlato. Già la carambola ci ha dato una pizza qua, no? Oh, aprite, non ci riesco. Mamma mia. Sei mani piene di dita. No, però è saldata bene. Basta. Ah no, vabbè, si è aperta.
Ah, ma perché come al solito ci sta la confezione della confezione. E voilà, mademoiselle. Ah, ma so... Scusa, dove stava scritto che c'era il cioccolato? Dove se li è messi il leone, questi cristini? Ah, no, scusate, io ci tengo a far vedere... Cioè, questa è l'immagine, questo è il coso. E il coso, poi? Adesso. No, la parte che puzza. Ma sono caramellati pure questi. Sanno di delusione. No, sanno di cacao. Amaro. In realtà è caramello. Cattivo. In realtà è caramello. Sembra quando ti si brucia la roba, che stai a fare tipo il dolce, te lo dimentichi, si brucia e mangi la parte bruciacchiata. Quello è il sapore di questo coso. Infatti forse anche il colore. È caramello. Ma forse dovevano essere così, però se sono bruciati e sono diventati così. Si sono scrollati al forno. Vabbè, non so, un malaccio comunque. No, il primo morso non è male, è il retrogusto che è male. In realtà secondo me dopo è meglio che prima. All'inizio è insipido. Poi c'è la parte mezza dove sembra dopo quella specie di cosa strana. E poi dopo dici, come li sapore. Col tempo. 5. Ma io gli ridò, oddio, però a livello di quegli altri, vabbè, il sapore è diverso, dai, io gli ridò 6, io li mangerei, non li comprerei. Cinque. Ma li mangerei. Io non li comprerei e non li mangerò. Tocca a me. Tocca a te. Sì, comunque è caramello. Ma si sente, ma sei dall'odore. Allora, c'è una cosa un sacco grande. C'è una cosa piccola e piatta, prenderò la cosa piccola e piatta. Altri... Delusione! Queste sembrano le nuvolette di drago. Anzi no, queste sono patatine miste. Queste sono avanzate le patatine a qualche festa. L'hanno rimpacchettate e ci hanno messe, vedi, ci stanno un po' di chipster. Delusione! Un po' di puff. Un po' di cose. Non c'è qualche... Ah, io ho il sapore del caramello, quindi adesso sì. L'idea di assaggiare questo... È quello il bello. Che poi penso che siano semplicemente al gusto sale, perché questo non è sciro. Sì. Quindi sono semplicemente patatine miste salate. A forma di roba marina. A forma di roba marina, sì. E infatti c'ho paura che... Ok, Lore! Sì, i giapponesi dice sono grandi riciclatori. Sono patatine normalissime. Quello lo vuole. Sono molto salate. Gusto sale. Ma almeno quello che ho preso ieri era buono. Che l'ho preso la conchiglietta. Sono tutte uguali. Forme e colori diversi, ma quel sapore è lo stesso. Sì, confermo. Però sono buone, a me piacciono. Sì, sono buone. Assomigliano le mucche. Le do 7, al pari di quelle là. Perché sono più buoni di... No, non è vero. Questi qua di quello. Queste me le mangerei e le comprerei tranquillamente. 7. Però non è che mi fanno quella che dico No, quello sono buone. Tocca a te? Sì. Questa scatola, c'è una scatola. I Pokémon. C'è Pikachu con latte, c'è una cheesecake e c'è un koala. Non si sa perché c'è un koala. Secondo me sono tipo cereali ripieni. Ah, cereali ripieni al... Alla cheesecake. Alla delusione e alla sofferenza. Non lo so, c'ho sta sensazione. Allora, ci sono le alette che dicono qualcosa. Vabbè, tira, strappa. Lotte. Oh, c'è una Pokéball. Cioè, allora, tu c'hai la confezione comunque così. Loro fanno il packaging spettacolare. E c'è la Pokéball. E dietro mi sa qua che ti dice, vedi, che c'è qualcosa scritto della Pokéball, però. Che noi non capiremo mai, almeno per il momento. Secondo me c'è un Pokémon dietro. No. No, ci sono rimasto malissimo. Vada, vada, non cincischi. No, sto cercando di capire che non devo rompere la confezione. Questa sarà la mia colazione di domani mattina, già lo so. Madonna, che puzza! Non me l'hai detto che domani mattina sarà la tua colazione, eh? Sì, odora. Forma di gelo. Sta forma! Però guarda, lo sai che c'è? Ci stanno i Pokémon disegnati sopra. No, io sono felice che questa cosa sostiene i koala. Perché sono fatti in collaborazione con l'Australian Koala Foundation. Quindi mangiando questa cosa che mi farà male, visto che sono intollerante al lattosio, sostengo i koala. Allora, io ho trovato questo Pokémon qui. Chi è? Dodolo. Non lo so.
È dopo, mi pare. Io, no, io ho trovato questo Pokémon qui. Certo che sapete che sei rimasto molto arretrato con i Pokémon, E io ho trovato questo, non so chi è. Cotechigno. eh? Sì. Sei pronto? Ah, ma Tabuno. quindi se io tipo te lo tiro facciamo la sfida dei Pokémon? Il primo che Tabuno. si rompe? Chi è Tabuno? Sto cazzo. Volgarità, ragazzi. No, Tabunne. Tabunne. Magna, vedi che chiedi io e poi chi è? Ma dentro sono dolci. Cioè fuori è salato e dentro è dolce. Perché fate queste cose? Allora, ok, inizia la parte schifo. No, allora aspetta che poi diventa dolce ma poi diventa salato. Aspetta un altro po', va. Un koala io lo voglio bene però non ci Allora, credo che sia stato estinto così. Cioè non mi dà nessuno i soldi così. praticamente tu lo mordi che sembra che stai a mordere un plasmon. Poi c'è Salato. una specie di crema dentro, dura, che all'inizio ti frega perché sembra cioccolata bianca Non è e cioccolata fai. bianca. No, No, col cacchio. ma è È cioccolata. È formaggio. È. crema di latte. Sì. Sì. È crema di latte The tipo Pokémon, tra sembra parentesi. cheesecake. Sì, Il c'ha latte dei proprio. Pokémon No, il guano perché dei The Pokémon. Milk Ma perché tu non Pan. leggi, cazzo? Praticamente si sente sto sapore che ricorda la cheesecake cotta, però finta, e poi diventa tipo dolcissimo che non capisci più il sapore che cos'è. E poi io non lo mangerò, basta. Dai, finiscilo. Almeno uno lo devi finire. Non puoi Ormai è giudicare. Cioè, andato. sei un giudice, non puoi Tre. giudicare. Ho giudicato. Cinque. Cioè, Tre. abbiamo mangiato molto di peggio. Tre. Cinque, quindi. No, per il momento è il più basso, mi pare mio. Sì, perché questo io l'ho No, dato sei. questo. No, questo io l'ho dato sei, al pari di quell'altro. Devi pescare te, perché io ho Madonna, che pescato la scatoletta. schifo. Ah, vuoi un pezzo di carambola per toglierti. Allora, ci stanno due cose grosse. Una è dura e una è piatta. E poi ci sta una cosa piccola. Io prendo una cosa questa. Che cos'è? Oh, uno pesce! Io ho sempre paura delle cose col pesce. Oh, sakana! C'è il kanji di sakana. Allora, Quindi ho paura questa qua. che sia proprio al pesce. Questo è ingannevole, non fa capire che cos'è. È morte e distruzione, non solo pacchetto. Ah, l'odore, vabbè, è la cosa che siano rossi che è preoccupante. Sono pesci rossi. L'odore è sempre di quell'altro, ma sono tutti No. uguali, sì. Sei pronto? Vai. È dolce! Perché? Non capisco se effettivamente non Perché? è, cioè non è È proprio dolce. dolce! È un agro dolce. È dolce! È un agro Non è dolce. male, però è dolce! Perché? Non riesco a. Non riesco ad accomunarlo a un altro sapore. È dolce! Questo potremmo quasi leggerlo, perché questo è Quella è tabere. Tabemono. No, è tabereba. Tabereba. Happy. Happy medetai. Perché? Uno, perché è rosso? Due, perché è dolce? Tre, è buono. Sette. Sì, non è male. È strano perché all'inizio lo senti dolce, poi dopo arriva un po' di saletto che c'è sicuramente c'è mescolato dentro. Probabile, Emily, Sì, ormai ormai non le sentiamo più papille. niente. Ormai noi Dopo la proprio. carambola, mangia un pezzo di carambola. Noni, Buono, sì. sette. Dai, però questo dai non era male. Quello Io l'hai pescato te, quindi vado io. Ancora. Ma la bibita dov'è? Io voglio la bibita sono. Ah, è adesso. vero, io non l'ho sentita. Ma c'è? Eccola, trovata. La Fanta alla pesca. Io ho paura perché noi abbiamo assaggiato la Coca-Cola alla pesca in Giappone. Guarda, Premier Peach, cioè guarda che eleganza, guarda che Dai, bottiglia di faccio un classe. primo piano qui, dai. La Premium Peach se lo merita. C'è anche il tappo premium. Premium dorato, questa è. Io moro. Tieni, tieni. Ma c'è sempre scritto mesa mescola?
tu devi fare sta cosa sempre, che le spozzi tutte. Non le spozzo, c'è sta scritto, c'è il disegno, ribaltala. Se c'è scritto buttate di sotto, lo fai? Me la butto di sotto al massimo. Loro possono... ecco. Lo sa... Ah, profumo. Guarda! Mortacci tua! Mamma mia. Sei in pericolo pubblico, non sei. Non è proprio capace. Cioè, pensa se schioppava tutto. Mazza quanto puzza di pesca. No, profuma. Sì, sì. Puzza di pesca chimica. Altro che premium pitch. Madre santo. Sembrano quando c'è... A me le... piace, pesca sciroppata. Sì, è l'odore di quando c'è le pesche sciroppate, ma tipo scadute da 2-3 mesetti. Che stanno là e ormai lo sciroppo è un colore indefinito, una sostanza indefinita. Buona! Buona! Allora... Buona! Acqua ferrarelle... Con dentro... No, ferrarelle no, non è così frizzante. Vabbè, un'acqua molto... La guizza. L'acqua guizza. Con dentro un po' di spermuta di pesca. Paro paro, ve la potete fare facile 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 a casa questa. A me è piaciuta, 8. 6. 8. 6 e sono molto gentile. No, questa mi piace, bevi quell'altra te. Buona, meno male, io c'avevo sete. Vabbè, l'altra volta c'eravamo quella all'uva. Chi si ricorda? Forse c'è ancora, no? Su Twitch, no? Forse su YouTube c'è ancora quella dove mangiamo a Luca. Sei così sicura? È iper mega dolce e chimica. Barbie, questo a te piacerebbe. C'ha il sapore del succo, delle pesche sciroppate, però pizzicoso, poco poco. Buono! Tutto pesche sciroppate. Dai, a chi tocca a me? A te, io ho preso la birra. Basta, prendo il grande. Prendi il grande? Che cos'è? Sono crostini. I crostini di Doraemon. Cioè, Doraemon al matrimonio di Nobita. Fermi tutti. Che ci siamo persi? Sì. Perché? Perché? Che poi non può succedere perché l'artista che disegnava Doraemon è morto. Ma io non pensavo che Nobita si sposava con lei. Ma non succede. E invece sì, c'è la foto del matrimonio. È solo chiacchiere distintivo, è tutto finto. Una foto del matrimonio, ma si vede, l'ho fatta vedere bene. Japan Potato al 100%, queste, cioè, che calcolando che loro possono zappare in questi spazi così, penso che questi costeranno 2.500 euro se li vai a comprare. Loro non hanno terreno per fare niente. Che cos'è? Guarda lì. L'odore? Le patatine. È un fotomontaggio, dicono, giustamente. Allora, l'odore è di frittura di pesce. Allora, so patatine, ma non capisco. Ma perché tu assaggi che io ancora non le ho prese? Chi è la pera? Che cosa c'è scritto? Dove vai? Che cosa è successo? Che mi sono perso. Voglio il replay. Che cosa è successo? Va bene, io assaggio. Lei sta sputando nel lavandino. Ma perché? No, questo è un sapore che proprio non sopporto. Ma che sapore è? Non l'hai mai assaggiato? Come fai a non sopportare? È come quello che ho sputato un'altra volta. No. Andiamo, sto qua. Allora, è strano, è l'alga. Sì, non è. Allora, ammetto che non è la cosa più buona del mondo, eh. Mi è andata un attimo via la voce. Allora, sono patatine mollacchiose, perché non no, sono di quelle... No, sono croccanti, però io l'ho sputate tranquillamente tutte dure. Ma dove sono croccanti? Cioè, sono assaggiare un'altra. No, quel cazzo. Io l'ho sputata e era ancora integra. No, non sono croccanti, sono le San Carlo aperte da 2 giorni. E... Sarà che sono... Sono piene di erbette, adesso ve le faccio vedere. Di erbette malefiche, che in realtà dovrebbero essere alghe. Almeno dal sapore. L'alga quella che sta intorno all'onigiri, al sushi, però senza sale. Quindi è tutto sciapo. Io l'ho sentito anche troppo saporito in realtà per i miei gusti. Per me è 4, dai. Per me è 1 e sono stata generosa. Vabbè, lei ha dato... Che voto avevi dato alle patatine al pesto e gorgonzola, che erano buonissime?
Fascino. Cioè, se le hai finite tutte. Guarda che le ho portate al lavoro e sono piaciute. E sei lui? Sì. No, Federico non l'ha voluto assaggiare perché faceva schifo il gorgonzola. E perché? Non è facile, non è facile per niente. No, perché c'è roba sfiziosa, poi ci stanno certe cose distruttive proprio. Chi l'ha assaggiate dentro? Vabbè, che erano numero buone. Devo scegliere scusa. Io e mi ho fatto vedere pure che cosa c'è, quindi prendo quella cosa che ho visto. È perché queste mi hanno disturbato troppo. È questa, è una cosa che c'è tutti i mesi. I Kit Kat. Oh, che cosa? Non lo so. Non si capiscono. Sono 12 mini, ma hanno anche una forma. Ah no, la forma è la classica. Però c'è l'orso che sta nella sauna. Infatti c'è scritto onsen manju, quindi sarà qualche dolce che si mangia quando vai alle onsen. Sì, lei è coso. Come si chiama? Lei è Bastianic. Tu vuoi che io muora? Se ovviamente la confezione con tutti i mini pacchettini all'interno, ma sono le forme diverse anche questa volta? Sì, sì. Ci stanno. Io ho trovato l'orso. Ne prendi due. Poi ho trovato anche il ragana di Yu. Poi c'è una la faccia. Onsen. La Onsen. C'è un altro Yu. Ci sono delle ciabatte. Io voglio l'orso. No, fa come tappa per uno, dai, non ne aprimo due. Voglio vedere, c'è anche il ventaglio. C'è la torta. Questa è proprio la torta, quella che trovi le bancarelle in Giappone. In Giappone ci stanno pieno di negozi, grandi quanto questo tavolo, dove tu prendi i dolci chimici. E ovviamente chi c'è sta roba dei dolci chimici? Quello saprà di piedi. Ma infatti queste sarebbe la box di gennaio in teoria, perché quella di dicembre c'era arrivata già. Sì, questo è gennaio 2021. Sì, quindi sì. Ho paura però non sapere che gusto sia. Quegli altri di solito puoi riuscire a capire. Si capisce, queste non si capisce. Vabbè, sarà un dolcetto con dentro i fagioli rossi come al solito. Yeah. Sì, perché non c'è una... Ma guarda come l'ho tagliato perfetto! Ammazza, che bestio. Ti chiamano per paesi, però è veramente tagliato bene. Ma infatti mi sta venendo il dubbio, non è che sono già divisi dentro, è troppo tagliato bene. Ah, il profumo non è male. La cosa è che è iper mega spiegazione, ma non si capisce. Vabbè, il sapore del profumo è... Nettamente fagioli rossi. Fagioli rossi, ma sì. Ma qua si sentono proprio bene. Sì, pare che stia mangiando... Sì, pare che stia mangiando... Sì, sì. A me piace questo. Sì. Allora, non è un gusto che può piacere a chi ama questo. No, è tutt'altro. Però è buono. Se vi piace il sapore dei fagioli rossi, quindi della crema quella vera giapponese, allora vi può piacere. Questi saranno, come dicevi, i piedi di quelli dell'onsen. Penso pure io. No, però è buono. Per me confermo un altro 7. Devo ancora trovare la cosa che mi fa... fare il balzo. Per me pure 7, perché quelli con liquore erano più buoni. No, che? Questi secondo me sono più buoni, quelli della settimana scorsa, delle 2 settimane fa, quelli che erano champagne e fragola. No, ho detto quelli con liquore. Ah, quelli azzurri. Quelli azzurri. Io tanto ho questa. Tocca a te. Davvero? Eh sì, ho preso io i Kit Kat perché me li avevi fatti vedere. Tanto rullo di tamburi. Io la finisco questa, ma la finisco. Ah, guarda, piango. Non è che è rimasta, te sta guardando male Michael, dentro vorrei lì. Ti do una capocciata, Michael. Non è che è rimasta tanta roba. Vabbè, abbiamo aperti già di cose, eh. Che cos'è? Sono dei mochi macello? Che sono? Sono mochi! Sono mochi? Ma perché queste confezioni le fanno così dure? No, sì, comunque come termosaldano loro nessuno. È incredibile. È bellissimo sempre quando apri i pacchetti giapponesi, che tu praticamente apri e dentro c'è l'altro pacchetto. Come questo facciamo metà per uno. Mocitto, come c'è scritto là al laterale? C'è scritto mocitto.
Purin. 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 Ah, Pudin. Pudin, ah. Pudin. Allora, io adesso vi farò vedere solo una cosa. Io questa. Ho paura. Perché sempre queste cose che ti si intaccano i denti non ti si levano più. Plop, plop, plop. Perché? Perché è un mochi. Sarà ripieno questo? Penso di sì. Sì, è ripieno. È ripieno. E perché a me mi stai dando quello di 20 km più? Cioè, ma pare che c'è sta nuovo dentro. Dai. Plop, plop, plop. No, non è quello che devono vedere, cioè... C'è un nuovo chimico dentro. Che cosa stai facendo? Ma può essere che appena mi giro stai a fare qualcosa? Sto cercando di capire tra quanto devo scappare l'odore là. L'odore è inesistente. Non ha un odore. Riesci anche a non avere un sapore. Beh, stavo pensando la stessa cosa. Allora, in fondo c'è un vago ricordo di crema. Ma proprio in fondo. Hai la consistenza che ovviamente è un po' un marshmallow, però ancora più appiccicoso. Che però non è quella del mochi la consistenza. Non so. Lo scrauso del cinese. 5, perché sì. Ci prova ma non ci riesce. Non sa né di me né di te, cioè non è né no né sì. Che vuol dire non sa né di me né di te? Vuoi che te do un mozzico? Ammazza quanto sei... A prova quanto di dentiera, sì, esatto. Quanto sei minacciosa. So questo... Se... Non lo puoi masticare questo, perché cioè questo è... No, questo ti sappicci che basta. Ho trovato una cosa minuscola. Vai. E c'è un tipo vestito da McDonald's con una B che dice buon sapore, e quindi questa cosa mi fa temere, anche se dovrebbero essere delle banalissime caramelle. Good taste! Dovrebbe essere una banalissima caramella a sì. Forma di hamburger. Sì, esatto. È un hamburger ma caramella. Per quello che c'è tipo il tizio del McDonald's che... Aspetta, vediamo se lo faccio vedere. Idea. Cioè dice proprio good taste. Good taste proprio dice. Allora praticamente c'è l'omino che è scritto good taste. Eccolo. Yeah. Yeah. Woo. Ma il nostro amico matricario c'è ancora? O ci ha abbandonato? Secondo me non ha retto. Non ha retto. Vabbè, questo è per palati forti e stomaci forti. Non ci sono ancora sempre i nostri Amy, Lorenzo e Barbie. Allora, questo però se se lo mangiamo lo dobbiamo mangiare a mo' di hamburger. Vediamo se mantiene la promessa l'omino. Giustamente. Eh beh sì, mordilo a metà. Facciamo tipo hamburger. Anfossibile, sono rimasta incassata. Sì, vedo, si è schiacciato. Come faceva prima col mochi? La stessa cosa ma... Aiutatemi. Com'era il simbolo? Quello là. Aiuto! Quello tipo subendo violenze. Com'era così? Ah no, è così. Di che sta? È una caramella normalissima che sta di frutta. Ma sta se è dura però. Ma sto di. È dura bestia. Cioè la cosa bella è che la carta, con dentro la carta che la teneva unita. Allora, praticamente il sapore è totalmente ananas, ovviamente chimica, a bestia. È frutta, è una caramella la frutta. Frutta ananas pulita. Ho trovato una cosa ancora più piccola. Io tra 2-3 ore arrivo. Tanto c'è lei. No, oh, la frizzicola. La frizzicola. Vabbè, la frizzicola è sempre buona, dai. Se riesci a formare la frizzicola. Guarda che questa ce l'avamo pure nell'altra box, Nel tuo è vero, l'hanno riciclata. Sti maledetti. Questa è sempre buona.
caramelle alla Coca-Cola sono sempre buone. Di per te parti già da un prodotto chimico, quindi quanto io voglio uscire facile, pure è buono. Ah no, abbiamo dato il voto no, alla io direi, Luca. Accumuliamoli. Le caramelle sono caramelle normalissime. Allora. 8. Ma dove? Ma chi? Le caramelle sono buone. Hamburger 5. No, era buono. L'ha mangiato te, all'ananas chimica. Vabbè dai 7, giusto per rispetto alla Coca-Cola che ha preso 8 che è buonissima. Che però è una Fanta. Per me 5 e la Coca-Cola non ci pensa ma non ci riesce, per me è un 6. A me sono piaciute, caramelle normalissime. Vai. Sarà che a me già non parto. Vai. Sto masticando. Ah, e te cominci 15 minuti prima di me. Ah io bevo. Mangia la patatina e Doraemon, dove stanno? Ah no. Ma quando mi fai arrabbiare? No. Per favore. Comunque per il momento secondo me perde nettamente la carambola. La carambola è frutto del male. Per me perde nettamente la carambola. Che cosa sei? Un pesce! Marco. Io ho tanta paura. Oddio no! Una cosa simile l'abbiamo assaggiata, una delle. Forse la prima proprio. Allora, sì, mi sa la prima o la seconda perché dritta che ci è arrivata. Dentro c'era un pesce verde con. Ma verde. Cioè sì, verde. Verde. Verde pisello. Ah, con certo. Dentro, sì. Che c'era dentro? Una crema all'anguria. All'anguria. Di quelle tipo le caramelle da 10 centesimi. Questa, certo. La confezione è molto bella però. Col pesce. Col tonno! Col tonno! Per me è lui. Sento la lastichetta sotto. Sì, sì, ma è lui. Cioè, è lui proprio. Sono sicura che è lui. È lui, sto maledetto pesce, io lo so. Io pure sono sicurissima che è lui. Io ho paura tragica perché per quanto faceva schifo quell'altro. Cioè, certo ah, però stavolta non è verde. Certo che fa schifo come quello, sarà difficile, quindi. Sì, è lui. È lui che pure allora, stavolta è arrivato distrutto. Questo praticamente all'aspetto è un tronchi. Ah, un ma tronchi però questo secondo me pesce. È buono perché sì, mi sa sì. Che è cioccolato. Questo è quello basico. Sì, l'odore è buono. Questo secondo me è proprio un tronchi. Quanto cazzo è che non mangio un tronchi? No. Certo, fanno tutta, un sta fanno tutta sta confezione e poi ti arriva smaciullato lo stesso. È, una... no. È un wafer con un pochino più di cacao. Sì, molto più di cacao. Buono. È buono. Ma il cacao rispetto a quello nostro fa, vabbè, quello... fa il prezzo. Cioè quello che usa la Ferrero, così è un altro livello proprio, però... Una cosa fighissima è che non è un semplice wafer con dentro il cioccolato. Il cioccolato è buble buble. È buble buble? Sì, è... È, come si dice, con le bolle. L'ha fatto pure la Milka, mi sa. Sì. È, quindi tu, quando tu lo mordi non sembra una tavoletta di cioccolato, perché... Però è più cioccolatoso di un wafer al cacao. È cioccolato soffiato. Sono quasi un po' deluso da queste Tokyo Treat. È tutto... È buono! 7! 6, io oggi... 7, mi piace il cioccolato buco. Sto rimanendo in questo range da 4 a 7. L'ho detto, non trovo niente che mi faccia volare, ma niente che mi ha disgustato pesantemente. Cioè, la cosa peggiore... Quelli lì... No, che ho dato 4? Mi sa quello. Non mi ricordo. Sì, mi sa quelle, però... Pure quelle alla fine, cioè, abbiamo mangiato molto di peggio. Intanto, io invito tutti quanti a mettere il follow se non l'avete messo, se avete, com'è che si chiama? Se avete Amazon Prime mettete la sub e invitate tutti gli amici, e se non vogliono li legate al letto e usate il dito per sbloccare il telefono e farlo. In alternativa gli fate mangiare le patatine di Doraemon. O la carambola. La carambola si trova facile, al Lidl. Che paura che ho della carambola, ragazzi. È stata pure la 5 giorni a spettarci. Sì, capito? Diventa ancora più cattivo. Mamma mia. Buono proprio questo. Questo è mio. Vai, vai. Ma mi sa che stasera è molto dura. Io vado, lo sai, per croccantino. No, io cosa te la lascio a te. Sì, sì. Tocca a me? Tocca a te, sì. Il pesce l'ho preso io.
Buono il pescetto, ma più. Non mancano tante cose, penso che ci siamo quasi. Sì. Buono, buono. Buono. Io minaccerò di morte Harry, dice. È vero, quello in fondo ancora non ho messo niente. La mucca! Ma queste ti erano piaciute. Ma però no, non so loro. Quell'altra mucca era più simpatica. Questa è la mucca incazzata. No, non è incazzata, è solo che quell'altra era vestita. Abbiamo un'altra mucca. Certo, dopo il cioccolato, di nuovo le patatine al formaggio, no, però. È quello il bello. Un arcobaleno di sapori. Ma apriamo quella prima, che io so già che mi farà schifo, non mi voglio lasciare il sapore, no, eh? No, al massimo dopo possiamo aprire il coso al mazzo, che io lo voglio. No, quella è per la prossima puntata. Abbiamo già preparato la puntata successiva, perché in attesa della nuova Tokyo Trip, che arriverà tra circa un mese, abbiamo... Manco la cioccolata. Manco la cioccolata riesce a aprire. Vabbè. Guarda, gli altri nemmeno commentano. C'è stato proprio il silenzio. Guarda che carina che è, c'è la parte rosa sotto e la parte nera sopra. Un blocco a te e un blocco a me. Questa cosa non si apre. Allora, molto meglio di quanto pensavo. Devo dare atto che... Ma io non la sento la frappola. La frappola non si sente, per quello è molto meglio di quanto pensavo. Ma io sento nocciola. Comunque poi tu ti stai a lamentare, quello ci mangiamo, eh? Mi è aperta la cioccolata. Che mo ti devi mangiare questa cosa, senti. Ma Dio, c'è ragione. No. E sta proprio dei piedi l'odore. Voglio dire che palazzo il cubetto che c'è sotto terra. No, sarebbe troppo facile. Non vogliamo fare le cose rustiche. Allora, le confezioni devono soffrire. Noi abbiamo il pavimento che è fatto, sai, quelle mattonelle di una volta con tutti i sassetti. Quindi il cubetto di cioccolata non sarete più. Lo accercheremo prima o poi. Ormai è diventata parte integrante dell'arredamento. Comunque è vero che non si vede. Ah, eccolo, l'ho visto. Là. Ah, cioè io come dovrei allungare a prenderlo? Dai, guarda, mo fa la stessa fine del cubettino di cioccolato, eh? Ma si ribalta, eh? Vabbè, siamo pronti? No. L'hai scelto te, eh? Ma tu mi hai fatto aprire questo? L'hai scelto te, vada. Però la forma è uguale a quelle che mi erano piaciute. Sono queste meno saporite. Sono le no, prime... sono queste meno saporite. No, c'è lo stesso sapore. Comunque sì, sono nettamente le mucche dell'altra volta. Sette! No, perché io sette l'ho dato a questo, 6,5. A me mi erano piaciute un sacco invece. No, no, ma sono buone. Però quelle là sono più saporite, quindi secondo me sono più buone. Tocca a me? Credo che questo l'hai pescato te. Ah, è vero, sì. Il pesce, quello sì, sì, tocca a te. Anche se credo sia tra l'intervina. Sento una, due cose sono rimaste. Tira le no, tre. Due. Tre cose, io prendo quella grande. No. Fran, original chocolate. Comunque stiamo facendo salato dolce, dolce, salato, salato dolce. Cioè che se lo facciamo apposta non ci riuscivamo. Che cos'è Ninja là? Un esports managing. Qua c'è pubblicità di qualche game giapponesino che stanno solo loro e che giocano solo loro. C'è anche il QR code, dopo sbircio, sono curioso. Questi sono i finti pochi. Però sta bene. Porca. Mani piene di dita che non prendono. Ah, c'è pure la freccia di open. C'è pure la freccia, vedi? Però allora, a livello di packaging stanno avanti. Cioè la scatolina che si strappa così è spettacolare. Che di solito... Però sono rotti! Oh, sono grossi, oh! Sì, una cifra.
C'hanno un lieve gusto di formaggio pure loro. Non capisco perché sti casi devono sempre sapere di formaggio. 4. Ma che mangiato? Non mi piacciono. Ah, oddio, no. Aspetta, all'inizio è buono, dopo, eh. 4. Formaggio. 4. No. È stranissimo, Cioè, fra. praticamente. All'inizio è cacao, ma dopo si smarmella tutto. Original Sì, cioccolato. praticamente. Che Dice confezione enorme, ma prodotto poco. Sono 3 pacchettini. è? Allora, Vabbè, no, un sono paio quattro di mesi pacchettini, fa. sono quattro. No, sono 3. Non l'ho rimesso dentro. Ah, l'hai rimesso dentro? E allora sì, sono questo tre. Un paio di mesi fa c'erano arrivati pochi con lo sticco al formaggio ricoperto di cioccolato. Quelli erano più forti come sapore di formaggio, ma questi di base sono la stessa cosa. Sono Se vuoi là dentro ho quelli al formaggio e basta. Eh? quelli, eh. Formaggio e basta, senza cioccolato. Non sono formaggio e cioccolato. Quello è solo formaggio, fidati. Prendi, adesso mi prende. Mannaggia, guarda la sfida parte la sfida, eh. Chi è che c'ha sempre ragione? Vediamo. Portali, Sono scaduti. falli vedere, Sono vieni qui. Chi è scaduti. che c'ha sempre ragione? Sono Chi scaduti. è? Porta, Sono inquadra, scaduti. inquadra subito, Sono scaduti. inquadra subito, Guardate che belli gli origami giapponesi. inquadra. Dai. Mangiati un'altra caramella al tè verde, la vuoi? Che cattiva che sei. Mangia una caramella al tè verde. Sbrigate. Perché non fai le caramelle al tè verde? Indovinate chi aveva Ragazzi, ragione? l'avete mai visto gli Oreo? Sbrigati! Guarda che belli gli Oreo con la ragnatela, perché sono l'edizione di Halloween. Cioè, tu hai visto anche che cosa c'è? È proprio una pasta festa. Lei è il vecchio che viene a rompere il cazzo a mezzanotte perché devi smettere la festa. Abbiamo un pandaro. Un pandaro. È un pan. Sì, che sta nettamente. C'è anche il labirinto Abbiamo un dietro, pandaro. Un pandaro e dietro c'è il c'è il labirinto. labirinto nella faccia del pandaro. E poi abbiamo una caramella multicolor con dei simpatici mostriciattoli. Perché mi hai spoilerato le ultime due cose tutte e due insieme? Perché non mi devi rompere scatole, ti ho chiamato 8 volte. E tanto l'avresti fatto lo stesso. Che carini però che sono i mostri, guarda lui. Colorisce pandaro. Oddio, il colore di Ma quest'altra è. pandaro è del nuovo patatina. No, Cioè, guardate che bellino lui, quello rosso. pandaro sa, c'ha lo stesso sapore chimico di tutte le altre cose, non lo voglio. Non me lo mangi, l'hai voluto aprire. Guardate, arcobaleno la gomma. E ce l'ha fatta a mettere a fuoco. Di che sa? Del biscotto chimico. Col sapore di caramello chimico che c'ha lo stesso sapore di quella Fanta. Un bel biscotto. Un biscotto al burro. Banalissimo. No, Molto vanigliato. molto chimico. I biscotti al burro che ti mangi in Italia non sanno così. Biscotto al burro, c'è pure scritto. Allora, questo è Sei. tipo Oishii! Sei. Oishii! Vediamo se è Sono Oishii! rimasto delusissimo, non ho dato più di 7 Tanoshii! Io al panda gli do 4, insulso, cattivo. Dove mai muora, eh? Tanoshii! Dai, abbiamo mangiato molto di peggio, Ma non mi fa di schifo, che 4 vuoi? quello. Ti meriti proprio la Coca-Cola, la Fanta, la pesca. Ah? Sai stanotte che mordi Ma de panza una perca. Questo è buono. Allora, a livello di caramelle questo è buono, per esempio. i denti? Ma io preferisco quell'altro.
Questo è un mix frutta buono. All'ultimo un sacco acido, fidati, aspetta. A me piace. Ah, un bel siete sì. Questa è la gomma più buona di tutte. Gli do 7, perché deve stare sopra l'altra. Io gli do 7 perché deve stare uguale all'altra. Abbiamo finito. Vuoi una bibita della prossima? Ma sì, ci manca una cosa al cioccolato. No, vuoi una al cioccolato? Allora no, siccome c'è la nostra Barbie special guest. Allora abbiamo Barbie, ci sei ancora? Se ci sei dillo che prendo quello che vuoi tu. E già so che cos'è, non lo devi neanche dire. Adesso la banda classica. No, guarda che penso che dopo quello che berremo, cioè. Sì, fidate. Perché abbiamo preso delle bibite assurde. Allora, in realtà ci abbiamo due chance. Una, secondo me, fa proprio schifo. L'altra potrebbe essere discretamente buona. Quindi stiamo parlando di caramella liquida, sì. Allora, siccome c'è Rainbow che sta in fissa, vai a prendere quella rosa. Anzi, vado io, dai. Hai capito qual è? Sì, ho capito qual è. Allora, c'è un noto dolciume che si compra in Italia che ha fatto anche una linea di bibite. E le bibite hanno lo stesso sapore del dolciume che commercializzano. E questa cosa mi spaventa tanto. Quando abbiamo chiesto, ma che cos'è? Quelli ci hanno risposto, caramella liquida. E quindi ho tanta tanta paura. Prendi i bicchieri che così si vede, vogliamo vedere anche il colore. No, ne prendo uno di bicchiere. Prendi un bicchiere. Allora, io intanto rifaccio un riepilogo. Abbiamo mangiato, quindi, dei cereali odiosi alla crema di latte e formaggio dei Pokémon. Abbiamo mangiato un quintale di grissini e patatine più o meno tutte con lo stesso sapore. Dei grissini alla mousse di cioccolato, perché adesso ho capito che cos'era il sapore alla mousse di cioccolato. Dei biscotti al burro e vaniglia e caramello. No, quella c'era caramello. Si sentiva. Che cazzo? Vabbè, continua. Caramella multifrutta, molto buona questa. Dei Kit Kat al sapore di qualcosa che in realtà era fagioli a zucchi. Altri grissini meno saporiti di quelli di prima. Un mega mochi iper mega appiccicoso alla crema, al pudding. Pudì. Poi abbiamo mangiato, questi erano... No, ora devo mettere pudì. Questi dei grissini al caramello. Poi che cosa c'è? Che siete voi? Voi siete il male. Ah, no, voi, questi sono quelli dei Pokémon, vero? L'avevo detto che voi siete il male, maledetti. Poi abbiamo mangiato la mucca, che è sempre una patatina da bar un po' speziata. Un mega tronchi, perché la cosa è del tronchi, soltanto che dentro... Ragazzi, c'è qualcuno che ha fatto un video con 10 ore di questa canzone. Per coroniglio. Troppo, basta, levate quello. Dicevamo prima che qualcuno di fastidioso si interrompesse. È bellissimo, Kiko. Un mega tronchi con il cioccolato babbo. E che ci manca? Il Kit Kat abbiamo detto, la caramella all'hamburger, chimica e durissima, la caramella alla Coca-Cola, la nostra guest star, la carambola, frutto del male, frutto del demonio. A forma di stella, bellissima. Questa l'hai già detto, buonissima. Ah no, mi ero scordato. Non buonissima! Non è buonissima per niente. Buoni! Non è proprio buona per niente. E c'è il gufetto! È il gufetto! Se siamo bagnati tutto!
Stiamo soltanto aprendo la nostra nuova guest star. Ti sei perso anche il riassunto? Ho appena fatto il riassuntone. Ta-ta-da! La bevanda della Chupa Chups a panna e fragola, se non sbaglio, non ricordo male. Quindi per me che sono intollerante al lattosio è 10 più. Vabbè, ma vuoi mettere, cioè... Come i polli alle spluga. Abbinamento perfetto. Allora, comunque Ale, è stata meno traumatica del solito la scala, la Tokyo. A parte Drift. Questo. A parte quelli, è vero, quelli non li ho messi nel riassunto. Cioè, e a parte questo, che è il frutto del male, la carambola, anche questi di Pokémon, eh. Questi qui pure non erano... Cioè c'è di peggio però, per carità. Odore? Odore sì, tanto sarà fragola. Ci avete presente? Fermo! Lo sciroppo per la tosse che ti facevano cioè beve quando eri piccola la fragola, è lui. No, pure Xana è arrivato adesso. Ehi, buonasera. Dai, dopo finita questa qui, aspetta, fagli vedere che cosa stai versando allora. No, prima devono vedere il colore. Io non so se dal video si vede, è un rosa... Rosa pallido. Con la schiuma chimica sopra. Che cos'è? Che cosa non è chimico di quello che abbiamo assaggiato stasera? Ma questo è nettamente sciroppo per la tosse. Ed è la bevanda della Chupa Chups alla panna e fragole, signore e signori. Ma tu già stai a bere? Prendete una Chupa Chups, lasciatela nell'acqua frizzante per 2-3 mesi e bevete. Fa schifo, eh. Adesso voglio dire che ti do una capocciata proprio. Ok. Cioè, c'ho i brividi talmente forti che praticamente sono diventato un riccio de mare. Sto soffomitando, come dice. Cioè, questa qui praticamente è veramente una medicina. Non so se sto soffocando o vomitando. Non puoi bere una cosa del genere. Sì, comunque qui c'è un po' di liquido in mezzo allo zucchero, eh. Cioè. Avete presente il male? No, non ha quel... No, cioè... Oddio. No. Ha quell'aspetto. Tra i vari aspetti anche questo. Anzi, lo sai, lui è un Happy Tree Friends. Che sembra, cioè, carino che e cuccioso. Che sembra carino e coccoloso. Poi tira fuori il coltello e te pugnala. Però. Date il benvenuto al nostro amico Happy Tree Friends. No, Xanax, niente gift, niente sub, siamo rimasti l'ansia e l'abbiamo persi nel tempo. A quanto non si sa quanto stiamo? Dovevamo arrivare a 15 per sbloccare il disegnino. Siamo scesi a 9, al momento siamo a 9, le andremo a perdere nel tempo, sì. A meno che la gente non rinnovi. Però io allora... volevo metto il disegnino. Questa è buona! Non è vero. Questa è mia. Non è mai vero. Io, cioè, me la bevo, sì, tutta. È tutta sua. Quella è praticamente pesca sciroppata. Frizzante. Poco. Allora, riassunto. Però lo fai te adesso, riassuntore. Prima l'ho fatto io. Fai te, Giorgio Mastroda. Allora, signore e signori, benvenuti. Offerte della giornata. Solo oggi, mi raccomando, le ultime chiamate solo per oggi. Abbiamo una fantastica carambola, signori. Che sembra una stella, sembra una decorazione, in realtà è un frutto che odora di arancio, però è terrificante. È sì. Tipo il frutto del male, capito? Anche lui... Se l'altra volta c'era con il frutto del drago e il kiwano. C'eravamo mezzi salvati con questo. Con questo male, no. Male. Cioè, nel senso, l'odore ti inganna, la forma ti inganna, perché dici, oh, che figo, a forma di stella, oh, che buono, odora d'arancio, e poi invece, pam! Comunque, Rainbow dice che la stravuole quella, eh? Vabbè, ho capito, mo te la prendo prima di venire al lavoro. Poi, abbiamo detto, questa l'avete vista, vabbè, Happy Tree Friends, panna e fragola. Della Chupa Chups. Della Chupa Chups, che praticamente sa di zucchero sciolto in sciroppo per la gola. Ah, è giusto che io il terrore di questa cosa la spoilerò. In attesa della prossima Tokyo Drift, che arriverà tra un mese, abbiamo raccolto un po' di bibite e un po' di cose strane. Questa era dedicata a quell'evento lì e c'è un altro sapore di questa, c'è un altro gusto. E quindi ho tanto paura. La confezione è verde e questo è l'unico spoiler. E lo vedrete prossimamente. Poi abbiamo mangiato delle caramelline varie.
che erano delle caramelle normalissime, una Coca-Cola di quelle frizzanti, uno era un hamburger alla frutta Di frizzante. legno questo. L'hamburger era di Sì, era legno. di legno, poi una caramellina multifrutti sempre frizzante, Quella buone. è buona. Questa è buona, Poi le zitto, sto facendo io. Mi scusi. Poi abbiamo mangiato un pandaro, che è lui, che è molto simpatico, però in realtà era un biscottino al burro iper mega chimico. Con un forte sentore di chimico. Poi abbiamo mangiato i fran che Vabbè, sembravano molto buoni. il sapore penso che sia lo stesso, di quello che abbiamo bevuto noi. Allora, metti un'acqua, prendi la Ferrarelle, la sbatti un pochino, ce la versi e il sapore è questo. Comunque, dicevamo, i fran sono praticamente dei, come si chiamano? Degli stecchi formaggiosi ricoperti di mousse al cioccolato che ti ingannano perché il primo morso tu pensi, Senti la mousse buono! al E poi cioccolato. arriva tutto il sapore del formaggio che non è piacevole dopo il cioccolato. Vabbè, anche se mai male come No, questi. non male come quelli dell'altra volta soprattutto, però vabbè. Pure quelli di Poi altre volte. arriviamo a loro, che li rimettiamo nella loro bellissima Aspetta, lo voglio confezione. assaggiare, voglio ricordare quanto facciano male. Perché questi facciano male Questi serio. fanno male serio. Praticamente la confezione è bellissima. Cioè la confezione era così, tu strappavi, compariva la Pokéball e poi aprivi. Perché? E ci stanno dentro In questo questi. ogni morso la domanda è perché? Esatto. Perché l'hanno fatti per i bambini questi. Ho capito, per i bambini. Praticamente li apri e ci stanno sti biscottini con i Pokémon disegnati sopra. Sembrano tipo, Madonna, quanto puzzano! Chiudete sta roba! Quelli sono dei plasmon croccanti con all'interno crema di latte e formaggio. Esatto, perché E quindi è un praticamente excursus sarebbero. di sapore dolce salato, dolce salato, Ti sta dolce salato. zitto. Sarebbero biscotti con dentro la crema di cheesecake chimica. Quindi considerate tipo, ecco, l'effetto è questo: tipo dei plasmon con dentro sta crema formaggiosa schifosa. Che ti inganna pure quella, perché tu mordi e senti la puzza e dici. Poi mordi, dici, ah vabbè, quello dentro è cioccolato, cioccolato bianco, non è male, però poi invece. Arriva il formaggio. Esatto. Ah, poi ci sono loro che sono un'altra pubblicità ingannevole perché praticamente esternamente sembrano dei grissini Da classici, festa, sì. poi invece li apri non si sa perché. Sono caramello. Esatto. Così, de botto, Cioè, senza quindi senso. tu prendi la F5. confezione pensando che so dei salatini e invece poi apri e c'hai degli stecchi al caramello che sanno praticamente de dolce bruciato sulla piastra. L'effetto è quello. Ah, poi c'era lui, il mio fantastico pescio, che praticamente è un wafer con dentro la cioccolata, però la cioccolata non è una semplice lastra di cioccolata, ma praticamente la cioccolata quella buble buble. E, Bobo esatto, la Bobo Bobo, quella tutta bullicinosa, che quindi quando la mangi è Bobo. buono, Quella del infatti castoro, te la ricordi poi la dà un pubblicità altro del castoro motivo. che lo Ah. lanciavano e lo agitavano? Il castoro che teneva la cioccolata così. Buono. Poi, così bevo pure. Lei, fantastica Fanta alla pesca, sa praticamente del succo Dimmelo. delle pesche sciroppate, però leggermente friccicoso. Quindi ritorniamo al discorso di prendi la cosa, l'acqua frizzante, sbattila e versala. Ci metti un po' di pesca dentro, finta. Perché Pesca se. sciroppata, lo Sì. sciroppo delle pesche sciroppate. Non te la do, è mia. Poi, Ah no, guarda, mi fai proprio un dispiacere. loro, queste sono praticamente delle patatine, pensiamo al pesce, perché comunque c'è scritto sacana sopra. Non si sa perché sono rosse e hanno un sapore dolce. Sembrano tipo nuvolette di drago con la salsa in agrodolce, però tanta salsa. E quindi, però erano buone. Cioè, nel Sì. senso, a parte il trauma che tu pensi di mangiare una patatina, invece poi sono dolci, sono buone. Poi abbiamo il nostro fantastico Kit Kat che non abbiamo capito a che cos'è, però sicuramente è un dolcetto tipico con dentro la marmellata di fagioli rossi perché si sente tantissimo il sapore della Zuki, che sono appunto i fagioli quelli rossi. Se piacciono i sapori, cioè se piace il sapore degli Azuki è buono. Comunque c'è sto cioccolato bianco con dentro il sapore di quelli. Molto classico come sentore.
Poi abbiamo trovato queste che sono le mucchine. Se avete seguito anche le altre box, le riconoscete perché le abbiamo già mangiate, tipo in una delle prime. E C'è la prima però. sono, sì, sono patatine al formaggio, niente di che. Di questa mi pare che c'era il video su YouTube, non avevamo fatto la Sì, è live. vero. Anzi, vi invitiamo a cercarlo e iscrivervi. Lui poi vi dirà come si chiama e dove sta, perché io non lo so. Detto ciò, Dovrebbe essere Anime in Travel su YouTube. vabbè, poi veda il coso. Allora, Poi intanto cerco il link da dare in chat. abbiamo provato questi che vi devo far vedere la consistenza, perché la consistenza di questi è meravigliosa. Sono mochi, non so se l'avete mai assaggiati. Questi sono finti perché sono chimici, cioè voglio dire, stanno dentro la scatoletta di plastica. E è questo. Sono proprio efficiente. È Pongo. Sono proprio efficiente, ho già fatto. Bravo. Quindi è tipo Pongo con dentro crema al pudding. Quindi. A vedere il cellulare se respira, Ah, ok. 68% Quindi stiamo ancora. niente. Non sapeva di niente fondamentalmente. La Sì. consistenza a me piace, però questa era troppo. Riusciva a non colpire e a non Ma fare niente. niente, spaventava all'inizio, ma poi invece era il più insulso. E poi te le sei lasciate per ultimo? No, No, poi. Oddio, no, me l'ero scordata, che incubo! Allora, poi, lì mo ci arrivo, abbiamo trovato questi che sempre, se avete visto le altre live, sono semplicemente dei grissini, tipo quelli che danno alla birreria quando prendi la birra, al mais, meno molto saporiti. semplici, sì, non sono saporitissimi, e c'è la variante un po' più saporita che è questa, Questi questa è buoni, molto buoni. buoni. Sono quelli un pochino più speziati, sempre che danno nella ciotolina al bar insieme alla birra, Sì, paprika, fondamentalmente. globalo. Sì. Poi abbiamo queste che probabilmente sono patatine diverse, con colori diversi e forme diverse, ma che non si sa perché hanno tutte e tre, quattro le varianti lo stesso Oh, è sapore. riuscita a non lanciarle per Sì, terra, è esatto. stato un grande successo. Comunque, vabbè, quale prendi, prendi, pure se cambiano i colori, sono tutte lo stesso sapore. E poi, dolcis in fondo. Sì, tanto se lo Loro. Allora, loro, ammetto che io 3 secondi dopo averle messe in bocca sono andata a sputare. vuoi. Quindi le riassaggerai per No. vedere se il Ma proprio sapore. no. Io se fossi in Alessandro e Fabio mi va Xanax No, chiederei a gran voce allora, di mi riassaggiarle rifiuto per un perché non ce semplice l'avate, motivo. cioè. Allora, la prima cosa, non si sa, non so se conoscete Doraemon, non si sa perché dietro c'è la foto del matrimonio di Nobita, che in teoria Nobita è frienzonato dall'inizio alla fine della storia, quindi non si sa perché. Fondamentalmente sono patatine con una polvere d'alga, Guarda, hanno io un sapore leggo strano, qualcuno che piccante. dice fallo per me, però, Non mi volete male. cioè, però così, cioè, lo chiede il pubblico, lo Anche chiede. lui? Sì, vero? Anche lui? Sì. Anche lui. Se lo facciamo per far condicio, forse, forse ci penso. Intanto, mentre Ah, e poi abbiamo arrivano mangiato i anche sì. consensi, anche te, Andrea, lo scappi. Abbiamo preso questa, che questa si trova tranquillamente in Italia. L'abbiamo presa perché ce l'ha consigliata la nostra fantastica Rainbow. Pensavamo peggio in realtà, Sì, non avevo c'è scritto che paura sa di fragola, ma alla sa di fragola. nocciola. Se l'ha mangiato l'unicorno strafatto che è dietro. Cioè, dietro c'è l'unicorno Non strafatto. scappare, lascia sto coso, magna ste Volevo patatine. far vedere l'unicorno strafatto. È lo stesso che sta davanti, non gli rompere No, le dietro è più strafatto. scatole. Stai zitto, magna. Ma io mangio, guarda, te mangi questa. No, io ma scelgo da sola. Scegli, guarda. No! L'hai toccata tu, c'hai il Covid, Però levate. viviamo insieme, se ce l'avessi ce l'hai anche te. Puzzano comunque. Puzzano proprio dei piedi. Sono affranta, cioè sono disperata. No, niente. Sanno di alga morta. Alga morta e nemmeno soffritte bene, perché comunque io continuo a dirlo che sono mosciacchie. Lei dice che scrocchiano, cioè, per carità, scrocchiano.
Ma io non posso fare. C'è un sapore che proprio non sopporto. Domani me la rimangio pure io, dice. No, non si può fare. Mannaggia. Cos'è ci ho pensato? Ma questo annulla se qualsiasi sapore, eh? Non ci credo che. Sì, comunque sono il male. Cioè, io di solito sta monnezza poi la mangio tutta io, perché lei la mette là nella scatola, finita stasera così. E io man mano, mentre faccio gameplay così, mangio queste cose frutto del male. Mi scordo che sapore c'hanno, quindi butto tutto giù. Però questa farò veramente fatica. Cioè, mi sono finito pure le patatine al pesto e gorgonzola di 2 settimane fa, Allora, posso dire una cosa? Ho rivalutato questa. Nulla è sapore. Sono contenta che l'abbiamo aperta. No, questi, raga, sono il male, ma il male pesante. So peggio di quelle gorgonzole. Sì, queste sono peggio perché sono pungenti. Queste, cioè, Perché? ti arriva proprio fa. Cioè, mentre quelle col gorgonzola le mettevi in Vabbè, bocca quelle e poi. ti Poi davano tutto il quelle palato. c'avevano il loro sapore. Cioè, poi Esatto. poteva piacere o non piacere. Quelle c'avevano il loro sapore. Questo, cioè, No, queste questo invece fanno proprio così. Zitte, zitte, piano piano fanno. Pim, arrivano proprio qui e poi fanno. E Sì, tu fai. pare tipo pesce putrefatto che ti aspetta là, però è l'alga, cioè, proprio, cioè si sente proprio che è l'alga maledetta. E mangia sti biscotti di Doraemon. Gli ha rosicato pure Striplab. Vedi, qualcuno mi difende. No, so una cosa improponibile. Cioè, veramente. Perché Xana finisce sempre che litiga con Vabbè, allora dai, in tuo onore aumenterò i caratteri scritti grandi per prima che Streamlab di rosichi. Ha detto ciò, dammi un altro goccio d'acqua perché sennò qui se ne esce. Tenga, poi un po' di Coca-Cola e il Burger King che abbiamo mangiato leggero visto che stasera facevamo la Tokyo Treat. Allora, vediamo, cerchiamo un po' di capire che cosa ci siamo mangiati, perché adesso qui c'è la spiegazione di quello che ci siamo mangiati. Allora, le patatine di Doraemon, dove sono? Eccole qua. Eh sì, infatti, Pride Potato per Doraemon Seaweed Salt Chips, quindi proprio alle alghe. Le patatine alle alghe, cioè tu perché devi fare le patatine alle alghe? C'hai qualsiasi cosa che ti passa davanti, non lo so, le mucche, cioè friggi le api, ma perché le Friggi le alghe? api? No, Friggi vabbè. le api, non No, le api lo so. non si toccano. Friggi il miele, cioè non Il lo miele so, sì. qualsiasi cosa. Poi, allora, questo qui Sì, infatti, Alessà, una che cosa? cifra. Allora, alcune cose erano buone, cioè de sta roba, la metà era buona, ma poi arriva questo che praticamente te rovina Guarda, tutto. stavo dicendo, questa scatola è una delusione perché non ci stanno grandi sapori ma nemmeno schifezze assurde. Quindi era tutto così. E poi è arrivato lui, così, paf. Poi, allora, ci Se siamo. merita un'altra patatina di queste, Xanax, per favore, diglielo. Dopo quello che ha detto, se ne merita un'altra. Friggi Perché? Che ho detto? le Ma a parte non si stanno estinguendo. No, è vero, api. sì, si stanno estinguendo. Sì. Vabbè, Ignora. volevo. Magna. Volevo cercare di Amo con salvare. quiz punitense. Magna. Dobbiamo salvare. Che quiz? Non è un quiz. A Punitense. punitensi poi. Dobbiamo cercare di essere Magna. politically correct. Guarda, ti ritiro fuori le patatine al pesto, eh. No, deve finire. Allora, dicevamo, questi erano veramente No, alla fischietta. io sto con le ami. Vabbè, Allora, questi qui erano veramente alla cheesecake. E già ci sono scritto. 48 Pokémon diversi. Wow! Wow. Poi, sì, quello è il Bubbly Tagliaki. Il Gora, che Tagliaki. c'è mo'? Il Bubbly Che c'è? Questa Tagliaki. era buona una cifra. Il Tagliaki è un dolce tipico giapponese fatto a forma di pesce. Questa leggenda dei ricordi gli sono piaciute. Prima Guarda tutto convinto quando non c'era il suo. Oh, ma sai che buone? Io me le che ho io me le sono finite tutte. finite al lavoro durante la pausa pranzo e le ho anche fatte assaggiare i miei colleghi e hanno apprezzato. Federico non l'assaggiate perché non gli piace il gorgonzola. Che Lui guardi dietro? tutto. No, c'è un C'è un moscerino. moschino. Lui tutto C'era un convinto. moschino. Wow, I moschini non stanno in via di estinzione. Poi, buone. Tagliarare.
è questo, tagliarare. Fagiolo, no, sia brim, non so che cos'è. Vabbè, dice anche loro che sono dei cracker, cracker giapponesi. Poi, salty turtle crackers, senza tartarughe. Ah, quelli erano, questi sono mini gusci di tartaruga. A me sembrano polipi. Mini gusci di tartaruga mai nella vita, eh? No, sembrano polipi. Sembrano tipo fiori. Polipi. Buoni però. Poi, agi cheese, quindi al formaggione. Torta di ceci. Buona torta di ceci. No, non ho mai mangiato la torta di ceci. Non so, torta di feci. Feci la zuppa. Era zuppa di feci. No, mamma mia. Allora, mochitaro. No, il mochitaro è questo. È questo il mochitaro. Sono dei cioè, sono mochi fritti. Ma che cazzo stai a dire? Sì, ci sono rimasto male. Anch'io. Sono dei mochi fritti salati. Ah, ricordiamo che cos'è il mochi. È questo... pasta di riso. Esatto. Che viene fatta col riso, che viene martellato fin quando non è più a chicco, ma diventa una palla appiccicosa. Esatto. E praticamente questi sarebbero questi gommoselli, però fritti. Ci sono rimasto malissimo. Io pure, però sono buoni, sono più buoni così, io, dai. Allora, poi c'è il mini Monster Fruity Soft Candy, vabbè, inutile dire che cos'è. Shower Cola. Vabbè, pure quello, dai. Pony Cake Brown Sugar, dove stanno? Oddio. Questi. Ah, quindi non è il caramello, è lo zucchero. È Brown Sugar, vabbè, lo zucchero di canna. È vero, c'era un sapore conosciuto. Poi Pandaro. Pandaro! Pandaro, vabbè, dice... ah, questo ti dice che lo devi prendere con il tè. Che è vero, culo! Sono biscotti al burro. Che schifo. Hamburger Gummy, vabbè. Vabbè. È inutile dirlo. Poi c'è Fanta... aspetta, che dice? Mamma mia, oggi a mio padre e mio fratello gli ha fatto i fettuccini col macinato cotto, col vino bianco, piselli e poi ci ha messo pepe e pecorino. Beh... direi certo che allora io vorrei dire una cosa, grazie, cioè ti saresti meritato una patatina di trovare. Esatto. Noi qui a fa intrattenimento, cose culturali, alta cucina, cioè vuoi mettere il mochi dritto e tu c'è spiandelli lì così, ste ricettine proprio. Dice Xana, mangiate il biscotto di Doraemon. No. Era molto buona la tua ricetta, sono invidiosa. Io però. Allora, poi abbiamo nella Fanta Premium ben il 13% di succo di pesca. E la cosa mi preoccupa che il restante 87%. È zucchero! Magari, magari fosse zucchero. Vomito di gallina. Allora, Kit Kat Hot Spring Dumpling. Scopriamo questa che è. Allora, la crema è un misto di pasta di fagioli rossi a zucchi. Questo. E sono... sandwich, vabbè. In mezzo a dei wafer crispy. E... vabbè, perché il Kit Kat è crispy. E al sapore di manju, che è un raviolo... Nibba, manju! Che è un raviolo cotto al vapore al sapore di cioccolato, che non si sente. No, io l'ho sentito. Cantoni. Pure questo ho sentito. Poi Takada Cracker, che dice semplicemente che sono dei leggeri e crunchy Japanese crackers. E i Meiji. Sì, questo è succo di pesca. Perché ci devi fare il blocco per copyright del video? Basta! Ci bloccare il video per copyright. Poi cercato, è molto bello. Sì, la canzone è bellissima, per carità. Perché stavamo dicendo del Nippon Manju e quindi... lo so però. E poi ci sono gli ultimi, che sono questi. Che è Original Chocolate. Non dice niente di che. Niente del formaggio, ma il formaggio non c'è. Dice, sì, sì, no, non dice niente del formaggio. Ma però. Il formaggio c'è. Original chocolate. Bene.
E c'è ancora, anche in questa settimana c'è lo spettatore arrabbiato per i KitKat. Che Che dici? ha fatto del Covid? La Germania ha violato il patto con l'Unione Europea Sì, e però la stanza già ci migliore di hanno Roma c'è messo il Covid. una mezza pezza, Quando te sbagli? perché l'Europa ha comprato altre dosi e tipo non gli dà quell'altra perché fa, ah, vedi, già ce l'avete. Quindi, visto che l'Italia e altri paesi sono lamentati, almeno prima stava a legge così. Hanno fatto finta che erano già quelli che dovevano prendere poi il futuro. Bene, che cosa vuoi riassaggiare per ricordarti bene il sapore? Niente. Vuole patate. So piena. So Stavo per fare uno spoiler sulla prossima puntata. piena. Sei piena? Sei sicura? Non Sì. vuoi nemmeno un po' di Coca-Cola? So piena. Cioè di Coca-Cola, un po' di Chupa Ah, se Chups proprio dovrei fra mangiare pasta. qualcosa, mangerei questo perché mi è piaciuto molto, ma so piena. So A me, vabbè, io ho tanti snacchini da. piena, fermo. No. Tu sei piena. E beh, basta. Non ho capito. Giusto. Al massimo ti apro io questo. Oh, è arrivato anche Federico. Dov'è? Dov'è? È uè uè uè, è Federico. Allora, abbiamo una nuova cosa per te. Non sono al formaggio, quindi li puoi mangiare. Sono veramente buoni, Fede. Questo calcola, mangi questo e ti ricordi di tutta la tua infanzia. La rivivi in un secondo proprio. Allora, intanto fidati di Doraemon al matrimonio di Nobita. Questa cosa va detta perché cioè, non è possibile che quello si è sposato. Io non riesco a capire com'è possibile che Doraemon ride sulla confezione, sapendo quello che c'è dentro. Stai zitto, non spoilerare. Oh, perché sono buonissimi. Dovrebbe essere ancora più felice. Vedi, c'è scritto Stand by me, fidate. Stai con lui. Allora, poi mo te li chiudo, così poi te li porta. E li sigilliamo. Sì. Perché c'ho la macchinetta per sigillare le confezioni. No, allora Fede, ci stanno un sacco di snackini buoni. Tanto lo sai, io ogni tanto qualcosa porto al lavoro. Il biscotto è. Quelli sì, questi meritano, queste sono buone, buone, buone. La vuoi vedere la Chupa Chups chimica? La bibita della Chupa Chups? E c'è anche la Fanta alla pesca. Era buona! Ho guardato, secondo me ho visto due guerre che hanno fatto meno danni di alcune di queste cose. No, però dai, dai, è andata più che bene. C'è soltanto un prodotto che ha fatto schifo. Ah, non ha visto nemmeno la carambola lui. Carambola che sta diventa sempre più nera, Abbiamo da assaggiato quest'altro frutto, questo è veramente il male. C'ha la consistenza dell'ananas, l'odore di una pera. No, l'odore è d'arancia. Mo' è cambiato un po', però prima era d'arancia. No, lo è malato, c'è cioè un odore malato proprio, c'è cioè l'odore di sofferenza. Adesso è cambiato l'odore, adesso non è più d'arancia. Boh, sarà che adesso c'ha tutto lo stesso odore di zucchero di canna cotto. E poi che gli possiamo far vedere? Ah, la cioccolata all'arcobaleno. Aspetta, dov'era l'orso? L'orso, Allora, mangia. abbiamo aperto un sondaggio. Secondo voi che animale è questo? Perché mi sa che Gufetto, Xana, Federico, così non c'erano. Dite la vostra. Ciao Cipollina, buonanotte. Ci sentiamo domani, grazie per la visita. Ciao Ola 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 ola. Rainbow! Un orsetto, dice Federico. Come un orsetto? A me mi pare un alieno, cavacca, ciao. Ma no, questa è una scimmia. Una scimmia dove? Ma che scimmia? Oh, però tutti vanno per l'orsetto, anche Gufetto dice l'orsetto. Ci manca il terzo che è Xana, che ci dice Ma solo a me sembrava una scimmia. che. Io l'ho detto, per me è un alieno, Cioè, facile, quella facile. scimmia. Ma perché una scimmia? Scimmia. Allora, c'ha il naso dell'orso, ma poi cioè, non è un Però orso. perché c'ha quelle là sopra che sembrano orecchie, anche se secondo me era l'elmetto. Però forse sono le orecchie. Ma.
Invece di pausa pubblicitaria. Invece di pausa pubblicitaria avevo letto porca puttana. Perché? Certo, arriva Streamlab, anzi Mubot, porca puttana! No, pensavo che era qualcuno di loro. Porca, ma io posso vincere. No, io non ci vedo. Che cosa vuoi, vuoi degustare? So piena! Ma è soltanto degustare. Porca puttana. Basta. Vabbè, ci fermiamo qua allora. Fede, questi sono buoni pure. Sì, quelli. Ah no, però questi ci alzano il formaggio. Ah, mannaggia, sono che perdi. Sono rispettoso e quindi no. Però questi stanno al formaggio, hanno una cifra buoni. Mi dispiace una cifra. O metto il messaggio di Streamlab. Ogni 10 minuti scrivo porca puttana. Così. De botto, senza senso, F5. Ma perché lui stava a dire, vedi, questi ancora non gliel'hai detti. Eppure porca puttana, questi sono buoni. Cioè, pure tu, no? Comunque, fidati di Charizard. Sta cosa da assuefazione. Piano piano mi sta cominciando. No, non è vero. Sta di piano piano mi sta cominciando a... sta cominciando a piacere, ma non è vero. Guarda, se te la bevi dopo di quelle, sì. Sì, perché... Ma sta piove. Penso di sì. Sta piovendo. Sta piovendo pure tanto. Un pezzo di carambola? No. Lei l'ha sputata, cioè lei ha sputato la carambola, ha sputato Doraemon. No, non è vero. Ah, cioè, ci sono Gufetto e Xanax testimoni che l'ho inghiottita. Ah, è vero. Maleducata. Dai, allora, facciamo così. Vogliamo fargli vedere che cosa ci sarà nella prossima puntata. Una parte delle cose che ci saranno nella prossima puntata. Allora, perché... aspetta, la cosa più buona di questa settimana dipende. Adesso sto per fare una domanda. Nel senso vero o nell'altro senso? Cioè nel senso la cosa più buona che ci è piaciuta veramente di più o la cosa che ci ha fatto più schifo? Ci dica. Pendiamo dalle sue labbra. Dice vero. La cosa che c'è... Allora, a me è piaciuta tantissimo questa, a lui no. E poi in realtà tanta roba buona, però questo mi è piaciuto tanto. Vabbè, a me. Ma lui l'aveva assaggiato quello verde con dentro il rosa? Fede, tu l'avevi assaggiato o te l'eri rifiutato? Mi sa che tu te l'eri rifiutato e l'avevi assaggiato soltanto Eleonora? Il pesce quello arancione col cocomero dentro? Quello verde col cocomero? Quello, no, no, tanto lo sa qual è. Ce l'avevamo dentro al frigo. Dentro al frigo al lavoro. Vabbè, praticamente lui è una variante non... insomma, come si dice? Non malata. Non, cioè, sì, questo è un wafer normale con dentro la cioccolata bubble. Ha mangiato il crudo. Guarda, dopo quello, Fede, è tutta scioltezza. Questo era buono, però me lo so finito, mi dispiace. A me mi sono piaciute tutte queste, ma sono tutte patatine, snack. Pure loro, sì, le sì, tipo da quelle da mangiarti con la birretta, mettete video. Allora, abbiamo scoperto che questi, che c'erano pure l'altra volta, non sono... robe al mais, ma praticamente sono i mochi, quindi il riso, quello proprio speciale per fare i mochi, morbido, appiccicoticcio, fatto fritto. Questo è poi male che vuole. Vabbè, Federico, no, è il mochi, è il riso dopo mangiato. Il cocomero, cioè, non poteva piacerti quello lì, Anche se a qualcuno gli era piaciuto il cocomero. A chi era? Non mi ricordo. Da te? No, da te io non l'ho portato da me. Mi sa Eleonora. A qualcuno di voi era piaciuto il cocomero? O Eleonora o Marco. Uno dei due l'aveva assaggiato e gli era piaciuto. È vero. A qualcuno da voi gli era piaciuto il cocomero? Il mochi fritto sì, è buono. Dove sta il mochi fritto? Là. Ecco. Sì. Scritto bene. Che? Ha detto scritto bene, sì. Ah, sì. No, riprenditi, tanto mo chiudiamo pure noi, non ti preoccupare. Veniamo a portarti un po' di medicina. Arriviamo, aprici. Questa, vedi, con questa passo questa, tutto. Non ti gira solo la testa. Anche il budella. Ciao, bambina, buona serata. Ciao, riprenditi. Ciao. Sì, no, comunque ci abbiamo da assaggiare e da fa. Anzi, dai, faccio vedere quello che abbiamo nella prossima puntata. Che sì, dobbiamo ancora decidere quando. Esatto, diciamo è tutta roba abbastanza. Cioè, l'abbiamo trovata da ODS, il negozio che vende dolciumi. Anche se principalmente sono bevande per il momento. Dobbiamo trovare qualcos'altro di mangiume. Arrivo.
Io faccio spazio. Allora, avremo le patatine allo sciroppo d'acero e al crispy bacon. Poi avremo le patatine... Queste le trovate al Carrefour. Al gusto forchetta. Sempre le trovate al Carrefour. Magari le avete pure già assaggiate in realtà. Sì, è probabile. Ah, queste me le ho comprate per me, quindi qui non c'entrano niente. Quelle del Lidl buone. Poi abbiamo dei fiocchi di mais comprati al Lidl al barbecue. Poi abbiamo queste le cose la strane. Bevanda dello Snickers. La bevanda del Mars. Ce n'era un'altra. La bevanda del Twix, perché c'è... Non si famo parla dietro, non si famo manca niente. E abbiamo finito. Per il momento questa è il cuore. Là è tutta roba nostra. Roba che saranno scordati se dobbiamo mangiare. È vero? Sì. E quindi poi dobbiamo trovare un altro pochettino di cose. Però adesso, col fatto che ci sarà zona rossa, possiamo girare poco. Però troveremo cose strane da assaggiare. Però già queste qui... Ah, aspetta, manca una cosa. È vero. Mi sono dimenticata di fare l'augurio di buon anno a Xanax, ti mando un messaggio domani. Ah no, ci siamo scordati più cose. Che cose? Vabbè, abbiamo delle cose, allora abbiamo... Ah vabbè, questa è quella di cui parlavamo prima, la Chupa Chups panna e melone. Poi abbiamo i biscotti cioccolato, brownie e nocciola. Vabbè, questi secondo me sono buoni, dai, sono normali. No, questo penso di sì. E abbiamo i Reese's. E lui dice che li conosce. Questi li conosco e sono veramente buoni. Al burro d'arachidi. Questi sono una cifra buoni. Peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly. Peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Detto questo, sì. Io direi che ci stiamo... Ragazzuoli, io non so se ci sentiamo domani per farci gli auguri di buon anno. Forse magari facciamo una livetta... Pomeriggio. Sì, giochereccia pomeriggio. Ah, noi se ne staremo belli belli a casa nostra, ci guarderemo in faccia, ci faremo gli auguri, ci manderemo qualche colpo e poi... Mangeremo un po' di patatine. Sì. Di Doraemon. Quindi non... Allora io starò a casa da sola a riempire il freezer. Guarda, con la carne macinata. Guarda, sono armato più io, eh. Scusa. Ho carambole e Doraemon. Perdono. Ciao Emily, se non ci sentiamo ciao, tanti Emily. Auguri. Grazie mille di essere stato qui con noi. Tanto salutiamo tutti, dai. Sì. Andiamo in chiusura. Grazie mille a tutti come al solito di essere stati qui con noi. Ci ha fatto piacere. Se non ci vediamo, tanti auguri di buon anno. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa domani, però intanto ci anticipiamo. E niente. Quindi salutiamo Rainbow, salutiamo Amy, sì, salutiamo Federico, tutti. Xana, Alessandro Buffetto, Lirondal che è in gameplay. Salutiamo Doraemon. Salutiamo la... No, lo sa con chi ce l'ho, lo sa, vero Federico, con chi ce l'ho? Allora, l'altra volta non ho avuto il mio video, questa volta il video ce l'avrò. Detto questo, vabbè. Vado a chiudere la live. Sì. Buonanotte. Ciao belli di casa. Adesso io saluterò finché lui non chiude. Ciao, ciao. Ma io ciao, non chiudo apposta ciao, adesso. Ciao, ciao. 10 minuti di saluto. Pudì, pudì. Pudì, pudì.